brava gente, questo non è un coltello, è un piccino attaccabile. E adesso lo useremo per trasformare questo da un pezzo di legno a qualcosina da portarci dietro, perché nell'ambito sopravvivenza secondo me quello che serve è risparmiare energia. Quindi io lavoro un pezzo di legno e lo faccio diventare qualcosa di utile. In questo caso oggi faremo un picchetto per tende, che però può essere usato anche per spaccare la legna facendo battuning con questo. Andiamo a vedere come. Se prendevo qualcosa di più stabile era meglio. Ok, allora dicevo, adesso facciamo un picchetto per la tenda, però voglio che abbia anche altri utilizzi, quello di spaccare la legna. Quindi cominciamo con il faglio da punta e vediamo il genere di punta. Ecco, una buona punta secondo me non deve essere troppo a punta, perché poi quando la pianti nel terreno, se è troppo debole si apre e il risultato è che è più difficile ancora piantarlo. Quindi una punta come questa per me va bene. Ora, questo può essere dobbiamo fargli un intaglio in modo che possa essere usato come picchetto per la tenda, e poi gli facciamo un foro in modo che se io ne faccio 4 o 5 poi non ho più bisogno di rifarle. Ci passo un anello di paracord, le prendo allo zaino, sono leggeri, e il giorno dopo se mi sono spostato risparmio energia. Quindi ora facciamo l'intaglio per poterlo usare come picchetto per la tenda. Riprendiamo la sega. Se fossi in natura ti metti su un ceppo, è molto più fermo, quindi anche usare la sega è molto più facile. Ok.
E adesso cavoli, mi è scappato. Ecco. Ok. Questo a lato pratico è già più che sufficiente, potremmo farlo più grosso, però poi il video diventerà, vabbè. Ancora un colpetto, giusto perché poi lo tengo. Non mi ricordo ovviamente. Se esco ho piacere di farmene un altro. Ok. Adesso anche l'intaglio è fatto. È la volta del foro. Il foro ovviamente dove vado a farlo? Non vado a farlo qua, che devo bucare dappertutto. Lo metto qui, in corrispondenza degli intagli. Anche perché, volendo poi fare un foro che mi permetta ad esempio di piantare il picchetto, ma che il parkour possa scorrerci, è più semplice. Magari ho da fare qualche lavoro col parkour. Quindi, prendiamo il punteruolo all'esatore. Siamo quasi arrivati. Sta uscendo. Adesso è il momento giusto per ricominciare dall'altra parte, quindi nel segno. Ok. Adesso lo allarghiamo un po' in modo che il parkour ci passa più facilmente. E per farlo usiamo la sega.
Adesso vedete quanto balla. Il paradoxo qua ci passerà sicuramente in modo facile. Ora è il momento di sbavare il buco. E per sbavare il buco bene, questo è il mio picchetto. Nel prossimo video vorrò provare ad usarlo. Vabbè, ovviamente funziona per la tenda, perché lo pianti giù e leghi la corda qua, ok? Questo foro è per il trasporto, ma potrebbe anche no, perché magari lo pianto da qualche parte, ci faccio passare del paracord per qualche motivo. La punta non è troppo a punta, quindi dovrebbe essere sufficientemente robusta a piantarsi nella terra. Poi in caso di un riutilizzo gli si dà magari una pulita e si rifà la punta. Ora che cosa andiamo a fare? Il motivo che l'ho fatto così morbido come discesa è perché la prossima volta proviamo a fare un po' di batoning usando sempre questo e a seguire questo come cugno per andare ad aprire il pezzo, visto che questo coltello ha una lama limitata. Se siete curiosi di vedere, iscrivetevi al canale. Ciao, brava gente!